Buonasera, dopo la voce degli imprenditori la settimana scorsa, la voce dei sindacati. Abbiamo ospiti autorevolissimi, quindi spero ne risulterà una conversazione molto ricca e puntuale. Non sarebbe neanche necessario presentarveli, tanto sono conosciuti i segretari delle tre confederazioni. Comunque così vuole il Galateo. E comincio con Luciano Lama, segretario della CGIL. Pier Carniti, segretario della CISL, e segretario della UIL, Giorgio Benvenuto. È una conversazione questa molto informale, con degli esperti nel campo economico e un direttore, che come voi sapete i direttori sanno tutto. E comincio dal direttore. Dovrebbero. Gianni Letta, direttore del Tempo. Alberto Mucci, del Corriere della Sera, esperto appunto in tutte le materie economiche, e altrettanto per la Repubblica, Massimo Riva. Chi fa la prima domanda? Ma se mi consenti, visto che tu hai evocato un direttore che non è vero che sappia sempre tutto, anzi spesso è vero il contrario, forse abbiamo la presunzione di intervenire su tutto e dovremmo seguire tutto, ma credo che la prima domanda d'obbligo sia quella sul terrorismo. Perché ancora una volta, non è la prima volta per la verità, ma proprio in questi giorni il sindacato si interroga sui problemi del terrorismo dopo una coraggiosa denuncia di un segretario nazionale della UIL, Vincenzo Mattina, che ha riproposto all'attenzione del Paese, delle forze politiche, degli operai, della pubblica opinione, il problema del rapporto sindacato-terrorismo, e con una denuncia che rispetto alle altre volte non solo è più coraggiosa, ma forse anche più grave, perché leggendo gli interrogatori di Sandrucci, Mattina, il dirigente della Montedison sequestrato dalle Brigate Rosse, Mattina non ha esitato a dire che quegli interrogatori rivelano che le infiltrazioni dei brigatisti sono arrivate ormai nel cuore del sindacato, lui dice addirittura nei quadri, perché alcune delle cose contestate all'ingegner Sandrucci rivelano che chi interrogava era a conoscenza di particolari, di trattative, di incontri, di strategie, di discussioni fatte all'interno del sindacato, alla conoscenza soltanto di poche persone. Lui in una intervista successiva ha detto forse 100-200 persone potevano sapere le cose che sono state contestate a Sandrucci. E quindi da questo la denuncia di che cosa succede nel sindacato, di che grado e di che gravità sia questa infiltrazione, di quali siano le colpe del sindacato. Ne è nata una polemica vivace, so che Carniti ha risposto in maniera piuttosto vivace a Mattina, il Partito Comunista ha risposto in maniera drastica, da una parte dicendo noi l'avevamo sempre detto, dall'altra criticando Mattina invece per la denuncia. Ecco, mi farebbe piacere, al di là dell'episodio, conoscere da Lama prima di tutto, proprio per questa posizione del Partito Comunista, e poi anche dagli altri due segretari, che cosa pensano, esistono delle responsabilità del sindacato, qual è stata in passato, qual è oggi la strategia del sindacato per combattere il terrorismo. Non viene a voi qualche volta il dubbio che le declamazioni un po' retoriche, un po' enfatiche, all'indomani di ogni triste, tragico episodio, le mobilitazioni di massa non trovino poi riscontro in una attività altrettanto seria e profonda per isolare il terrorista in fabbrica o nel sindacato? Ma io credo che davvero, non parlo qui dei direttori dei giornali, ma voglio parlare più in generale dei giornali, qualche volta dimenticano, scrivendo oggi, quello che hanno scritto una settimana prima o un mese prima o un giorno prima. Capita spesso anche ai sindacalisti. Non dico che non capiti anche ai sindacalisti, capita sicuramente ai giornali e ai giornalisti che scrivono sui giornali più dei sindacalisti. Ecco, perché in effetti questa questione della presenza all'interno del sindacato di infiltrazioni terroristiche non è una scoperta di Mattina, è un discorso che noi andiamo facendo da tempo. E lo abbiamo fatto anche fra di noi con delle discussioni, anche qualche anno fa per la verità, e del rapporto esistente fra certe posizioni eversive che si mascheravano da posizioni
diciamo così, non militari come l'autonomia e il terrorismo vero e proprio, beh, questa denuncia l'abbiamo fatta, qualcuno di noi ha anche pagato di persona. Io non mi sono dimenticato e non mi dimentico i fischi dell'università, la mia andata di Roma, certo, all'università di Roma, di Roma all'università. Ecco. E quello fu un momento nel quale in effetti noi cercammo di scoprire un rapporto che esisteva, e i fatti di oggi lo stanno dimostrando in modo molto più chiaro, fra quell'area eversiva, che non si presentava, ripeto, come un'area eversiva di tipo militare, e il terrorismo vero e proprio. Oggi che cos'è che ci preoccupa? E credo che preoccupi veramente tutti. Una interpretazione di questo riconoscimento che è, a mio parere, ovvio, cioè del fatto che un'organizzazione, un movimento come il sindacato, che ha 8-9 milioni di organizzati, abbia delle infiltrazioni in fabbriche, come ci sono nelle scuole, nelle università, in altri settori della vita sociale, questa cosa non può meravigliare nessuno. C'è una tendenza però, un tentativo del terrorismo di infiltrarsi nella fabbrica, quindi di mettere sotto il suo mirino il sindacato. La preoccupazione principale che ho io è questa, che certe interpretazioni di questa denuncia che bisogna fare, e in questo ha ragione Mattina, bisogna fare, non è mai abbastanza fatta, è che nel sindacato si determini una specie di preoccupazione, di diciamo così, di paura, scoraggiamento, di intimidazione, nella sua funzione specifica, che è quella di fare un'azione coraggiosa, seria, di difesa degli interessi dei lavoratori. Oppure una spinta, diciamo pure così, a rincorrere posizioni estremistiche da parte dei terroristi. Parlo di posizioni estremistiche sul terreno delle rivendicazioni. Noi dobbiamo svolgere un'azione di controllo, di verifica, di lotta anche su questo piano contro il terrorismo, per poter salvaguardare in tutta la sua efficacia e pienezza la funzione del sindacato come strumento di difesa degli interessi dei lavoratori. Il sindacato non deve essere intimidito, scoraggiato dall'infiltrazione terroristica nell'esercitare la sua funzione. Mi consente una piccolissima replica, Lama, ma nessuno pensa questo. Certo, il sindacato non deve, non può essere intimidito, deve continuare a fare l'interesse dei lavoratori, ma io mi chiedo se oggi, dopo anni di declamazioni, spesso ho detto prima retoriche, il primo interesse dei lavoratori non sia quello di proteggerli, di tutelarli nella lotta al terrorismo. E quello che io contesto al sindacato è proprio quello di irritarsi quando Mattina fa una denuncia così coraggiosa, e prendo atto che lei ha detto non è una scoperta di Mattina, l'abbiamo detto in passato, ha ragione Mattina quando dice queste cose, l'abbiamo sempre detto. Ma che cosa avete fatto? Io ricordo che quando la Fiat, i fischi all'università di Roma sono abbastanza lontani, dovevano essere per voi un campanello d'allarme, ma venendo ad anni più vicini, quando il Partito Armato aveva già assunto una configurazione e una strategia così vistosa, che cosa avete fatto voi? Quando la Fiat ha licenziato 61 persone sulle quali aveva... Noi siamo stati la forza che ha mobilitato i lavoratori e la popolazione italiana contro il terrorismo, sì, in quel modo inflessibile, caro signore. Mobilitare la gente in piazza può essere retorico e può essere... Ma lo dice lei che è retorico. Far quadrato invece di fronte a 61 denunce, in alcuni dei casi dei quali molto documentate, tant'è vero che la magistratura non ha potuto fare a meno. Voi avete difeso il sindacato, ha mobilitato a difesa dei 61 sospetti terroristi della Fiat le masse di lavoratori che non hanno niente a che fare col terrorismo. È questo che io contesto al sindacato, è questo che dà ragione a Mattina, cioè le parole, le declamazioni, le proclamazioni di guerra al terrorismo sono una cosa, l'azione in fabbrica a tutela dei lavoratori per isolare veramente gli infiltrati o i terroristi, questa è stata abbastanza carente. Guardi che la maggioranza di 61 hanno vinto la causa contro la Fiat. Ma qui Lei dice tutta la maggioranza, voi avete fatto quadrato pregiudizialmente su tutti e 61. Voi non volevate nemmeno vedere i dossier, nemmeno le prove.
Contestavamo i processi sommari fatti unilateralmente dall'azienda. Noi abbiamo detto fin dall'inizio all'azienda che se avesse avuto dei fatti documentati noi ne avremmo preso atto. Ma vedi, i processi sommari li rifiutiamo tutti, io per primo, si figuri. Sono il più garantista. Io mi sono accorto in quella in quel caso. Però benvenuto che è capo. Poi Martina appartiene in fondo al suo sindacato. Quindi. No, io non mi agito. Penso che questo problema debba essere affrontato eliminando ogni deformazione e ogni caricatura. È una prima cosa, deve essere chiara. Che il terrorismo non può essere confuso con le lotte sindacali, né è figlio delle lotte sindacali. Il vero problema qual è? È che ci troviamo di fronte a un terrorismo più pericoloso oggi. Io sostengo che siamo passati ad una nuova generazione del terrorismo. Era più facile combattere per il sindacato, come ha fatto e come ricordava Lama e anche Carniti, il terrorismo della prima generazione, con un linguaggio astruso, molto ideologico, molto aristocratico, molto lontano dal contatto con i lavoratori e con i fenomeni di emarginazione sociale nel nostro paese. Noi l'abbiamo battuto, ci siamo impegnati, allora le manifestazioni sono state importanti e anche sufficienti. Del resto ce lo ha riconosciuto anche il comandante dei Carabinieri, ce l'hanno riconosciuto le istituzioni, tutte le forze politiche, quello che ha significato il sindacato all'epoca delle Brigate Rosse, all'epoca del sequestro Moro e delle gambizzazioni, come vengono chiamate, che ogni giorno c'erano. Oggi il terrorismo è passato a una seconda fase, molto più pericolosa, una fase nella quale il terrorismo cerca di individuare obiettivi che sono comuni, non al sindacato, ma sono obiettivi che rappresentano un dato nella realtà: dare case ai terremotati, risolvere i problemi della cassa integrazione guadagni, risolvere i problemi della nocività. E perché è pericoloso il terrorismo? Perché mette sotto accusa il sindacato. Siamo noi, i nostri quadri, nelle fabbriche che hanno le automobili incendiate, i delegati che sono minacciati, che vengono accusati di praticare il riformismo. E si indica ai lavoratori, a questi fenomeni di divisione e di emarginazione, che c'è la necessità di ricorrere alla violenza e alla lotta armata. Allora cosa sostengo io? Cosa sostiene la UIL? Cosa ha detto Martina? Bisogna conoscere di più il fenomeno del terrorismo. Per combatterlo bisogna sapere che si mostra in maniera diversa e bisogna assumere un atteggiamento nel quale non è più sufficiente la mobilitazione, lo sciopero generale. Certo che sono importanti, ma bisogna andare nelle fabbriche, discutere. C'è una specie di blackout nel nostro paese. Nessuno legge i volantini che fanno le Brigate Rosse o i gruppi autonomi che ci sono e proliferano all'interno delle fabbriche. Noi stiamo raccogliendo del materiale e c'è una corrispondenza impressionante di linguaggio e di giudizio su quello che dicono le Brigate Rosse e le loro direttive e gruppi non del sindacato, ma gruppi che operano all'interno della fabbrica, che vanno smascherati, sapendo che una cosa è il garantismo dal punto di vista giuridico, ma un'altra cosa è la lotta politica. Allora bisogna guardare in faccia la realtà per quella che è. I terroristi sono all'interno delle fabbriche nell'area di disgregazione sociale come a Napoli, bisogna combatterlo nelle fabbriche, bisogna fare in modo che le assemblee siano un luogo dove si possa dibattere serenamente e bisogna fare in modo che i consigli di fabbrica abbiano organismi rappresentativi nei quali non ci possono essere infiltrazioni. Voi avete fatto a Milano quell'indagine del Centro Studi Sociali d'accordo con il Club Turati, avete interrogato parecchi operai eccetera, però non avete fatto domande specifiche su questo problema del terrorismo, vengono fuori molti problemi, però non questi. C'è paura all'interno delle fabbriche, noi dobbiamo ridare fiducia ai lavoratori e ai quadri e dobbiamo fare in modo che gli strumenti della democrazia, che sono importanti, le assemblee, i consigli di fabbrica, non possono avere infiltrazioni da parte del terrorismo. Una delle direttive delle Brigate Rosse è quella di inserirsi nei consigli di fabbrica. Allora noi dobbiamo fare un dibattito di massa, affrontare questo discorso non solo con le affermazioni che andavano bene in una prima fase, ma andare in fabbrica, affrontare i problemi, risolverli e contrapporre alla violenza del terrorismo la capacità riformatrice del sindacato, la capacità democratica del sindacato. È difficile non essere. No, c'era ancora una piccolissima replica, scusa. Piccolissima. Perché c'è Carniti che. È difficile non essere d'accordo con quello che dice Benvenuto. Soltanto io
vorrei obiettare, voi oggi dite questo. Posso dirti, scusa l'interruzione, che se c'è un errore che è stato fatto dal sindacato è quello che non ha assunto, e noi l'abbiamo detto, io mi ricordo che ero con l'AMA in occasione del primo anniversario della morte di Guido Rossa, in piazza sia l'AMA sia io, noi dicemmo che abbiamo commesso l'errore di non aver condannato con grande rigore certe forme di violenza che non erano del sindacato ma erano di altri gruppi estranei al sindacato. L'interruzione ha scaricato la mia replica, perché noi l'abbiamo detto non questo. Ora, l'abbiamo detto volevo in piazza. Dire, dovevate dirlo prima, esatto. Quando altri lo dicevano e voi contestavate chi lo diceva. Beh, perché noi questo lo abbiamo detto 3 anni fa. Però non sempre alle parole. Bisogna sono contento che il suo giornale lo dica tutti i giorni queste cose. Ecco, mi fa piacere. Ma non le dice tutti i giorni neanche. Ma le dice tutti i giorni. Siamo contro la violenza. Con una coerenza. E partendo così da lontano che certamente contro la violenza verbale, e lo abbiamo detto anche alla contro Fiat. La retorica spesso diventa un alibi, benvenuto la retorica. Siamo contro la retorica. Contro quando la si retorica. Dicono delle verità a voce alta le chiama retorica lei. No, le verità mi piacciono, vogliamo soltanto far parlare Cannizzi, siano facciamo coerenti. Se no diventa un dibattito tra Lama e Letta interessantissimo, ma insomma. No, io volevo solo dire che centro Cannizzi. Infatti ho sempre avuto una posizione di estremo centro. Di estremo centro? E io voglio dire che non mi pare che ci si debba sorprendere del fatto che anche nel sindacato, tra i lavoratori, ci possono essere infiltrazioni, presenze, aree di fiancheggiamento al terrorismo. Il sindacato è una parte della società, non è un'oasi felice. Mi sembrerebbe arbitrario però una trasposizione che tenda a stabilire un rapporto meccanico, una sorta di contiguità o di continuità tra lotta sindacale e azione terrorista. Sarebbe lo stesso procedimento arbitrario che potrebbero applicare coloro i quali, constatando il fatto che qualche giornalista è stato fermato o arrestato a torto o a ragione per supposta adesione o sostegno all'azione terrorista, ritenessero i giornali covi di brigatismo o di terrorismo. Nel merito voglio dire che io sono tra coloro che non hanno mai condannato la violenza solo perché politicamente sbagliata, ma per molte altre ragioni e ben più importanti di questa, perché la violenza è la negazione del valore della vita, della dignità della vita umana, e quindi per ragioni di principio che trascendono la contingenza politica. Quello che mi pare inaccettabile è una denuncia generica di questioni che possono avere anche un fondamento se documentate, ma che tende appunto a stabilire questo rapporto tra lotta sociale e terrorismo al punto di determinare quella che Benvenuto chiamiamo un'azione di intimidazione nei confronti del sindacato. Cioè il risultato è che invece di fare una lotta più efficace al terrorismo si mette il silenziatore al sindacato, e questo mi sembrerebbe l'esatto contrario di quello che bisogna fare per contrastare la violenza e la presenza terrorista nel nostro paese. Veniamo ai temi economici, Riva. No, scusa, io non ho la competenza generica e onnicomprensiva dei direttori, però mi spoglio un attimo della mia veste economica e vorrei insistere su questo tema del terrorismo. Abbiamo parlato delle polemiche interne al sindacato su questa questione, ma c'è stato anche un atto d'accusa molto preciso che viene dall'esterno e viene da una sede estremamente responsabile. Un ministro della Repubblica ha attaccato su questo tema precisamente una parte del sindacato e una frangia del Partito Comunista, accusandole, cito le parole testuali, di tirare in fabbrica la volata alle Brigate Rosse, e dicendo che gli argomenti delle Brigate Rosse e al petrolchimico come all'Alfa, cito sempre le parole testuali del ministro, non sono vaneggiamenti maoisti, sono esattamente le cose che quella parte del sindacato e del Partito Comunista continuano a dire. Allora a questo punto mi rivolgo all'AMA. So che la CGIL ha risposto a questa dichiarazione di De Michelis, però ha risposto a mio giudizio in maniera inadeguata, perché delle due, come si usa dire, l'una: o De Michelis ha detto il vero e allora la risposta è ipocrita e inadeguata perché fa finta di non vedere la verità, o De Michelis ha detto il falso
E a questo punto la CGIL quantomeno e i sindacalisti comunisti dovevano, nei confronti del governo, del Presidente del Consiglio, chiedere una presa di posizione che chiarisse il pensiero del governo su questa questione. Perché, torno a dire, l'accusa non viene da una persona qualunque, ma da un Ministro della Repubblica. E mi piacerebbe che Lama mi spiegasse il perché di questo tono un po' sommesso della replica della CGIL. Io non so se il nostro tono sia stato sommesso, a me sembra che sia stato molto fermo e preciso. Nel senso che noi abbiamo detto, e non posso non confermarlo, ma io credo che questo discorso non valga solo per la CGIL, credo che valga anche per gli altri, perché io non chiedo avalli a nessuno, per il sindacato, per la CGIL e neanche per una parte del Partito Comunista a proposito della lotta contro le Brigate Rosse e contro il terrorismo. Che cosa abbiamo detto noi? Noi abbiamo detto semplicemente che questa accusa è un'accusa illegittima e che non si può accettare. Abbiamo respinto questa accusa, ma io non credo che De Michelis l'abbia detta a nome del governo, francamente. Quindi non capisco scusa, perché... Sarebbe bene che Riva avesse letto anche la lettera che De Michelis ha mandato all'unità, sì, perché non si possono fare, se no facciamo i processi sommari. Esatto, non si possono fare. Ho letto quelle, ho letto anche la risposta di Raggi. Mi sembra che la risposta dato De Michelis all'unità ha chiarito su questo punto. Sull'altro punto invece, questo lo devo dire francamente, se voi vi sentite cercati da quella lettera e sul quale hai anche devo confermare il mio giudizio io stesso, questa questione di un rapporto che sarebbe oggettivo fra, perché questo è quello che dice della lettera De Michelis, oggettivo fra le posizioni dei terroristi e le elaborazioni rivendicative del sindacato in determinate materie. Scusa l'interruzione. Il termine della responsabilità oggettiva configura un metodo staliniano di impostare le cose. Io non so se sia staliniano o no, dico che quella risposta non risolve questo problema. Ecco, questo è chiaro e questo è vero. Sì, però c'è questo fatto che De Michelis non dice che il Partito Comunista tira la volata. Una frangia del Partito Comunista. No, in questa lettera che è stata inviata ha dato un'interpretazione. Quella frase è vero, ha dato una interpretazione che è correttiva. Riva mentre sull'altra parte, sull'altra parte no, insiste su questa specie di identità oggettiva e questa è una cosa che non si può accettare, perché non è vero che esiste. Non identità oggettiva, e qui è il vero discorso che io tentavo di fare prima, sulla contiguità e continuità di un certo linguaggio. C'è un fosso che non si può colmare fra noi e i terroristi e che lei con le sue parole non riuscirà a colmare quel ponte, lei non riesce a colmare assolutamente e nessuno è capace di costruire quel ponte, Dio me ne guardi. Vorrei in dialogo con lei e con i suoi colleghi riuscire a capire e a far capire ai telespettatori se ci può essere stata, e d'altro canto l'autocritica che molti di voi stanno facendo in questi giorni dimostra che non è peregrina la mia tesi, se c'è stata in passato una responsabilità del sindacato che possa aver indirettamente, oggettivamente favorito la nascita di un certo tipo di terrorismo. La tesi che in fondo dice De Michelis, la tesi che dice stamattina molto bene sull'Avanti Pellitteri, è di chi sono figli questi terroristi? Non miei, non suoi, ma sono figli certamente, almeno in parte, di un certo tipo di linguaggio, di una certa predicazione di odio. Non ha mai fatto figli. No, di una certa predicazione di odio, di un certo tipo di demonizzazione della fabbrica anche. Lo dice molto bene Pillitteri. E il sindacato che continua a mutuare dal terrorismo certi slogan che poi si ritrovano nei volantini che Benvenuto evocava. Non è possibile continuare a dire soltanto demonizzando morte, ma le parole della signora Taliercio, io non voglio certo speculare sul dramma di una famiglia, ma credo che dicano a tutti noi, alle coscienze di tutti noi, molto più di qualunque altra cosa. Non si può continuamente dipingere tutto il male da una parte e tutto il bene dall'altra senza arrivare alle degenerazioni che sono inevitabili e che sono quelle di cui tutti i giorni piangiamo o lamentiamo o proclamiamo di voler combattere. È questo che io tentavo, mi scusi se ci metto un po' di passione, ma credo che sia un tema che giustamente... Lei ci mette passione e ha diritto di mettercela, giustamente... ma è una tesi del tutto assurda. No, ma vede, mi dimostri dove sta l'assurdità. Io vorrei sapere da lei, Lama, un certo modo di far sindacalismo,
che una certa parte, una buona parte della sinistra oggi riconosce effettivamente sbagliato, non può indirettamente aver contribuito a generare un certo tipo di violenza in fabbrica? Questa è la domanda. Noi abbiamo combattuto delle lotte durissime, delle lotte di massa, su dei problemi gravissimi come migliaia di licenziamenti. Ci ha sparato addosso la polizia, ma noi non abbiamo mai sparato addosso a nessuno. Ma nessuno lo dice. Caro signore, la violenza nella lotta non ce l'abbiamo messa mai. Questa questione, ma questo è che stabilisce appunto un fossato incolmabile fra noi e quei signori, ha capito? Diventa difficile che i volantini che ci sono oggi delle Brigate Rosse, perché molte volte nel nostro paese si leggono alcune cose e non se ne leggono le altre, mettono nel mirino i dirigenti e i quadri sindacali. Nel caso del petrolchimico, due militanti della CISL, uno hanno fatto tre attentati alla caduta legati a De Bartolo e Francini, all'altro hanno fatto saltare la macchina, sia il sindacato. Ma nessuno lo contesta. Il problema è per dare una risposta, e io voglio dare una risposta anche sincera al problema che tu poni, è che non sono figli del sindacato, non ci debbono essere equivoci, né delle lotte sindacali. I problemi del terrorismo complessi nel nostro paese, ancora più complessi oggi, sono dei problemi che richiedono al sindacato una maggiore attenzione anche nel linguaggio, e del resto lo diceva meglio. Mi dichiaro soddisfattissimo di questa dichiarazione, caro benvenuto, perché è quello che volevo tentare. Nel linguaggio, ma certo. Non nella necessità per il sindacato di portare avanti le rivendicazioni come in una società democratica avanzata, ma nessuno perché vuole... se non ci fosse un sindacato, se non ci fosse una conflittualità democratica, allora sì. Ma sono perfettamente d'accordo, ma io dico che il linguaggio, che ne pensi Lama, genera anche violenza, ed era una moderazione del linguaggio. Vabbè, la lotta contro il terrorismo da oggi in poi diventerà una lotta che si fa sul linguaggio. Beh, visto che abbiamo capito che cos'è che la medicina che ci vuole per combattere il terrorismo. C'è una facile ironia, caro Lama. Lei dice che questo voleva sentire, perché vuol dire voi l'avete fatta non sul linguaggio, ma sempre solo a parole. Faccio una proposta io adesso. Scusi, è stata trovata. Appena mezz'ora di tempo abbiamo utilizzato utilmente la prima mezz'ora su questo problema delicato, drammatico, eccetera. Però ci sono i problemi economici su cui noi vorremmo sentire le risposte dei sindacalisti. Ecco, visto che è stato trovato un tipo di accordo sulle parole in tema di terrorismo, vediamo se troviamo un accordo in tema di parole sulla lotta all'inflazione. Ora, nell'ultimo periodo qui si è parlato di mettere un tetto all'inflazione per battere l'inflazione, si fissa un tetto. E mi pare che è stato detto, così in linea di principio, forse da Lama, da qualche altro, di mettere un 16% di questo tetto. Ecco, come adesso si tratta di vedere come le varie componenti che incidono sull'inflazione possono essere riportate a questo tetto. Allora, spesa pubblica lasciamo da parte, perché il governo mi pare che decisioni concrete non sono state prese. Precisiamo che il discorso del tetto all'inflazione si riferisce all'82, non all'81, perché qui ormai siamo già a metà anno e le discussioni andranno avanti fino a settembre. Allora, vediamo nell'82. Supponendo che si metta un 16% di tetto all'inflazione, mi pare questa era un'ipotesi, di questo 16, 10%, se non si tocca la scala mobile, viene assorbito dalla scala mobile. Resta 6%. Di questo 6%, un 2% viene preso dagli automatismi dei contratti. Resta 4%. Ecco. Questo 4% come viene distribuito fra i rinnovi contrattuali, la modifica dell'indennità di licenziamento, dell'indennità di liquidazione che è prevista in discussione e i contratti aziendali? Ecco, questo tetto come viene distribuito nelle varie voci che lo compongono? Direi forse a Carditi, che è quello che per primo ha tirato fuori il discorso del tetto all'inflazione. Ma io non farei un'esercitazione aritmetica di questo tipo, perché non credo che ci porterebbe molto lontano. A parte il fatto che, come lei sa, sulla nostra proposta consegnata al governo, dove appunto chiediamo di fissare un tetto all'inflazione al quale rendere coerente tutte le misure di politica economica, sia quelle strutturali che quelle a breve, in particolare prezzi, tariffe, eco canone, politica fiscale, che è uno degli elementi di forte accelerazione dell'inflazione, e nella quale dichiariamo la nostra disponibilità a rendere coerente a quell'obiettivo la politica rivendicativa, la politica salariale, noi diciamo che intendiamo mantenere il costo del lavoro per unità di prodotto in termini reali, quindi il margine semmai è la differenza tra automatismi
livello dell'inflazione e incrementi di produttività, che lei non ha fatto considerare in questo suo calcolo. E la seconda osservazione è che i contratti riguardano un triennio e quindi anche la distribuzione degli oneri è relativa al triennio. Beh, pare che c'è la proposta di benvenuto adesso. Tutte le proposte sono sul tavolo tutte si possono sempre discutere. Allo stato delle cose i contratti hanno validità triennale. Ma voi la posso domandare com'è che a Milano la CISL ha chiesto 200.000 lire di aumento dei salari? A parte il fatto che la CISL a Milano non ha affatto chiesto 200.000 lire di aumento dei salari, se vuole io il documento poi glielo do. Fatto anche lì come lei un'esercitazione un po' accademica e secondo me sostanzialmente inutile, misurando in una certa ipotesi di tasso di inflazione e in presenza di un incremento di produttività stimato nel triennio del 3%, quant'era lo spazio teorico massimo economico da distribuire poi sulle rivendicazioni salariali e su quelle normative ai vari livelli della contrattazione. Ha fatto cioè una previsione di stima dell'ammontare globale delle risorse che possono essere destinate ad una distribuzione del reddito a favore del lavoro dipendente, sia sotto il profilo salariale che sotto il profilo normativo, perché se invece di chiedere l'aumento salariale si chiede la riduzione orario, anche questo ha un costo e quindi va calcolata negli oneri complessivi del contratto. Io credo che per quanto riguarda la politica salariale, nessuno deve fare gli esami al sindacato, perché il comportamento che noi abbiamo assunto a partire dall'euro in poi è stato un comportamento, del resto riconosciuto anche autorevolmente dal governatore della Banca d'Italia, di grande responsabilità, cioè è andato oltre gli stessi limiti che noi autonomamente ci eravamo dati. Lei sa meglio di me che nel 1979 i costi unitari in termini reali sono diminuiti dell'oltre il 3%, così è avvenuto nel 1980, si sono allargati i profitti senza che l'espansione dei profitti determinasse maggiori investimenti e maggiore occupazione. Il problema che noi poniamo è quello di fare una politica coerente con l'obiettivo dell'inflazione, e questa coerenza deve stare nel fatto che comunque la dinamica salariale, sia quella conseguente agli automatismi, sia quella derivante dai contratti, non deve peggiorare l'andamento dei costi unitari. Questa cosa l'abbiamo fatta negli anni scorsi, la faremo anche negli anni. Ma se col governo arrivate a stabilire un tetto di inflazione, sì, 16, perché mi pare questo è stato scritto. Noi ci impegniamo. Cosa scrivete per le altre voci? Noi ci impegniamo a far sì che la contrattazione ai vari livelli interconfederale, nazionale, aziendale, nel corso del triennio e gli automatismi non eccedano quel 16% più gli incrementi di produttività. Questo è l'impegno che abbiamo. Io ho la sensazione che questa questione del tetto all'inflazione sia un enorme diversivo dietro il quale correremo per alcuni mesi e poi scopriremo che è una cosa impossibile. E mi spiego. Tutti, credo anche voi, riconosciate che la prima causa in quantità, qualità e finanziamento dell'inflazione è la spesa pubblica. Se non si pone rimedio da quella parte, altro genere di iniziative sono delle pure esercitazioni. Allora io domando a tutte e tre una cosa che non ho capito e che credo in questo momento molti degli iscritti ai sindacati si pongano come problema. Ma per quale ragione il sindacato ha accettato e accetta di andare a trattare col governo su questioni come questo enorme diversivo del tetto all'inflazione, la scala mobile, il costo del lavoro per unità di prodotto, questioni reali che hanno un loro peso sull'inflazione, senza avere chiesto pregiudizialmente al governo una manovra seria, di cui per la verità non abbiamo neppure le avvisaglie al momento, sulla spesa pubblica? Allora, qualche voce maligna dice, beh, la CISL ha una certa presenza nel settore statale e parastatale, quindi forse può essere disturbata. Qualche altra dice, la UIL in questo momento ha un governo, diciamo, un po' più amico degli altri e quindi non lo vuole disturbare. Ma allora dico, resta la CGIL, ma almeno la CGIL perché non ha impostato questo discorso? Ho capito. La CGIL è a parte il fatto che gliela arriva io lo dico francamente. No, ma poi arriva è particolarmente disinformato, perché dovrebbe sapere che tutti e tre abbiamo posto l'ultimo l'incontro recente con Spadolini. Non in forma pregiudiziale, mi pare, perché in forma pregiudiziale, perché sta all'interno. La manovra di pisare il tetto sarebbe un diversivo, come lei dice, se non si mettessero sotto controllo tutti gli elementi di indicizzazione, dai prezzi alle tariffe, all'equo canone, agli interessi bancari, alla spesa pubblica, alla politica fiscale.
e sul versante opposto. Ma secondo lei, mettendo sotto controllo le tariffe, ad esempio quelle di certi servizi pubblici che lavorano in deficit, in quel modo si sistema la questione della finanza pubblica? Sì, perché, o la si aggrava? Secondo me la si aggrava perché si aggravano i deficit. La situazione della finanza pubblica si aggrava col fatto che, facendo una politica monetaria, si è costretti ad alzare costantemente i tassi di interesse e quindi il peso dell'indebitamento pubblico e a tagliare la spesa pubblica in una rincorsa affannosa senza fine. Appunto, per questo bisogna partire con un obiettivo serio di lotta all'inflazione, con un limite entro il quale si riconduca realisticamente. Ma non può ridurre l'inflazione riducendo i tassi di interesse? Riducendo tutto entro quel limite, riducendo tutte le indicizzazioni, dai trasferimenti per la spesa pubblica ai tassi di interesse. Dei prezzi, ma lei pensa ai prezzi amministrati o anche ai prezzi industriali? Noi abbiamo indicato chiaramente quattro prezzi che vanno bloccati, e sono il pane, il latte, lo zucchero e la pasta. Abbiamo chiesto un meccanismo di sorveglianza per i prezzi industriali, almeno sulle imprese leader, sulle principali imprese. Riteniamo, certo, non è molto agevole, perché non ci sono grandi precedenti di lotta all'inflazione fatta con successo che non sia quella delle soluzioni classiche, che però producono non solo grandi dissesti sociali. Di Hammurabi, il primo blocco di prezzi, quello si è vista come è finita. Noi diciamo, questo deve essere il risultato di un discorso con la Confindustria. Io non credo ai calmieri o alle altre cose di questo genere. Chiedo che in questo accordo contro l'inflazione che va fatto, quindi non è solamente una scelta del sindacato che discute di mettere un tetto all'inflazione per quanto riguarda la dinamica salariale. Noi abbiamo detto con molta chiarezza, perché le cose che dice Riva hanno una grande validità, mi fa piacere che lo dice, cioè non è che i guai del nostro paese dipendono dai salari dei lavoratori. Sarebbe bene che lo dicessero molto più frequentemente di quanto non lo dicano i giornali, perché i giornali hanno sviluppato un'offensiva contro il sindacato, secondo la quale i salari sono la colpa, hanno la responsabilità dell'inflazione in Italia. La spesa pubblica. Salari e scala mobile, queste sono le ragioni dell'inflazione in Italia. Poi adesso qui veniamo a sapere che invece è la spesa pubblica. Allora divertitevi anche fra di voi. Arriva la colpa dell'inflazione sui giornali. Ma io adesso qui non parlo solo di Riva, parlo anche di Mucci, che ha detto a parte la spesa pubblica. Se metti a parte la spesa pubblica, è il problema. Il Fondo Monetario Internazionale. Stati vittime di questa campagna, perché l'atteggiamento del sindacato è sembrato parallelo alla campagna di stampa denunciata da Lama. L'atteggiamento del sindacato, secondo me, è stato ancora una volta un atteggiamento serio e responsabile. Ma guarda, Riva, io ho sempre contrastato tutte le manovre sulla scala mobile che tendessero a ridurre il salario reale, dalla proposta Monti a quella Modigliani a quella Silo Slabini, che in altra forma riduce il salario reale in quanto riduce il grado di copertura della scala mobile. Ritengo che questo non serva assolutamente a combattere l'inflazione. Ritengo però che all'interno di una politica seria di lotta all'inflazione, che fissi un tetto al quale si rendono coerenti i comportamenti del governo in materia di prezzi, di tariffe, di eco canone, di interessi, di spesa pubblica. L'aggettivo serio non c'è più a questo punto. Ma è questo l'oggetto del negoziato. Se non ci sarà. Quando si bloccano le tariffe di servizi pubblici che già oggi sono deficitari, si sposta. Ma scusa un momento. Ma questo è via normale. Lei dovrebbe sapere che la stessa Banca d'Italia ha stimato per il 1980 l'effetto di inflazione prodotto e dall'eco canone e dalle tariffe, che è assai maggiore dei benefici che quelle imprese hanno tratto. E quindi in una situazione di emergenza, se è di emergenza, se lei mi dice che le cose vanno bene dobbiamo occuparci d'altro, noi rifletteremo anche a questa indicazione. Questi blocchi mi sembra dura il tempo necessario di questo accordo. Scusa un momento, Riva, tu prima hai detto che la spesa pubblica è la causa principale di inflazione. Punto. Poi dove vai a parare? Vai a parare sul fatto che noi chiediamo che le tariffe non si muovano. Ora, tu ti occupi di tariffe o di spesa pubblica? Perché le due cose hanno un rapporto fra di loro, ma non sono esattamente la stessa cosa. D'altra parte, se si vuole tenere presente l'obiettivo di una riduzione dei tassi di inflazione in Italia, bisogna guardare, come giustamente dice Pierre, quali sono le cause fondamentali che determinano la lievitazione del costo della vita. Fra queste, la faccenda delle tariffe ha un grandissimo peso, non ha un piccolo peso, ha un grande peso.
così come hanno un grande peso anche quei prodotti che noi abbiamo indicato, e non a caso abbiamo indicato quelli, sì, come prodotti che devono essere controllati nella loro dinamica. Le hanno avuto effetto perché per alcuni anni sono rimaste bloccate, poi c'è stato lo scatto nel 79-80 le tariffe, allora hanno tirato su il livello dei prezzi. Cioè, la mia preoccupazione, noi diciamo una cosa che ha non possiamo scappare da un tavolo all'altro. Una cosa che ha la scala mobile è anche estremamente sensibile alle tariffe, questo è il fatto. Ma non certo è che estremamente non è sensibile, è poco sensibile, altre no. Perché anche lì ha funzionato il fenomeno delle nazionali che sono nel paniere. Anche nel paniere della scala mobile molte tariffe non ci sono. Perché per esempio il gasolio, la luce e i telefoni ci sono incidentalmente. Il paniere vecchio, ma perché non avete mai voluto modificare? Perché lo scopo del modificare il paniere non è quello di renderlo più sensibile, è quello di renderlo meno sensibile. Ecco però perché io non voglio dire, siccome ha posto un problema, io per dare una risposta, noi siamo per contrattare la riduzione del tasso di inflazione. Abbiamo un'esperienza nella linea dell'euro dove avevamo discusso e non contrattato, con le garanzie che chiediamo questa volta, un limite del deficit, e io raccolgo le preoccupazioni di Riva, perché dice state attenti, anch'io non sono tranquillo e quindi non è che non do fastidio al governo, darò fastidio al governo anche se ne fanno parte persone che sono vicine politicamente a me o alla mia organizzazione sindacale. Abbiamo questa esperienza che ci brucia della linea dell'euro, dove mettemmo i famosi 23 mila miliardi di tetto massimo al deficit pubblico e tutti sanno come andò a finire. Allora questa volta noi diciamo un accordo per ridurre in maniera ragionevole il tasso di inflazione, sapendo che il governo deve fare alcune cose, alcune misure importanti dal punto di vista strutturale, dei tagli nella spesa pubblica e una riqualificazione della spesa pubblica. C'è un test del governo, io lo indico. Se il governo stabilisce di far funzionare la convenzione dei medici, quella convenzione scandalosa che noi abbiamo bloccato, questo mette in crisi un accordo serio per combattere l'inflazione. Una domanda precisa, a proposito di questo, quello che il governo sta facendo e si appresta ad offrire, già un po' si sa, la manovra più qualificante sulla spesa pubblica è un rinvio di spese, all'83%. In gran parte di spese in conto capitale. Allora, gli inconvenienti di questa manovra ai tassi di inflazione attuale sono evidenti, vuol dire che quelle spese in conto capitale aumenteranno talmente tanto di prezzo che non si faranno probabilmente mai più. Come non si sono mai fatte nel passato, perché la tragedia e di questo paese residui passivi, lo sai meglio di me, basta vedere avanti, l'Italia meridionale con le regioni che non fanno investimenti. Perfetto. Il vista problema bene è altro. Questa manovra sui residui passivi... No, se è fatta così come dici tu, no per la verità non ce l'ha spiegata, se ce la spiegherà così non sarebbe. Anche perché i problemi sono le spese sanitarie, le spese previdenziali, il funzionamento del sistema fiscale. Il governo deve sapere, e lo abbiamo detto al governo, e c'è stato un atto positivo del Ministro delle Finanze, che è stato quello di elevare il minimo tassabile per i pensionati, e che noi quest'anno non siamo assolutamente d'accordo nel lasciare le cose così come stanno per quanto riguarda le ritenute fiscali. Benvenuto, ma posso riproporre un attimo la domanda iniziale di Riva, senza la malizia con la quale Riva l'aveva proposta, ma pacatamente, così anche l'ama non mi... Se voi siete d'accordo che la spesa pubblica deve essere ridotta, ma poi insorgete contro ogni taglio nei singoli settori. No, non insorgiamo. Come fate a conseguire questo? Ho citato il caso dei medici, sono più di 1.000 miliardi. Mi sembra un po' come la lotta al terrorismo. Dite a parole che la volete fare, ma poi... Lei può continuare a ripetere questo discorso, perché non è vero che... Mi dica lei come la fa, fatti la lotta contro il terrorismo, per dirci. Isolando i sospetti, non creando l'omertà. Gli unici fatti li abbiamo fatti noi nella lotta al terrorismo. Pochi o tanti li abbiamo fatti noi. Il discorso del terrorismo. Comunque i tagli li indichiamo e diciamo di colpire alcune corporazioni che ci sono nel nostro paese. Paghino le tasse i commercianti, paghino le tasse chi non le paga, come ha documentato il ministro Leville. I medici non possono avere quella convenzione. Per i piloti io mi auguro che il contratto che si faccia non dia delle risposte scandalose. Sul problema della previdenza, delle pensioni, bisogna mettere ordine e far pagare ad altri. Ci sono delle proposte del sindacato dove si indica come colpire alcune corporazioni nel nostro paese. E per quanto ci riguarda, se c'è questo quadro, noi in maniera ragionevole cosa diciamo? Se c'è questo impegno del governo sulla spesa pubblica, se ci sono queste iniziative per quanto riguarda il problema delle tariffe e dei prezzi, noi
concordiamo di mantenere entro il tetto di inflazione contrattato quella che è la dinamica salariale, sapendo però che alla fine di quest'anno, se le cose non sono andate come dovevano andare, noi dobbiamo vedere. Il 27 di quest'anno, alla fine dell'anno. Una posizione unitaria su questi punti? Sì, sono quei punti. Abbiamo già presentato l'altro. Sul governo del disavanzo pubblico si può agire dal lato delle uscite e da quello delle entrate. Sì. O da entrambi. Da entrambi. C'è un problemino di ordine fiscale. In Italia è accaduto un fenomeno, credo che voi sarete i primi ad ammetterlo, di grande redistribuzione della ricchezza a causa dell'inflazione. Sì. La stessa persona, l'operaio della Fiat, che ha un piccolo appartamento, è stato colpito pesantemente dall'inflazione nel suo salario, è stato invece avvantaggiato in buona misura dalla proprietà, della proprietà della casa. Si avanza un'ipotesi, si comincia a parlare di imposta patrimoniale. Qual è l'opinione? Noi diciamo di rivedere l'imposta sulla prima casa perché oggi è troppo alta e di mettere invece una tassa a partire dalla seconda casa di proprietà, che mi sembra una cosa molto giusta, una cosa è l'operaio che ha una sola casa e oggi ha un peso fiscale notevole, la nostra posizione è questa, di adeguare l'imposta sulla prima casa di abitazione, quindi qui si tratta di un... I coefficienti catastali, mentre invece aumentare fortemente l'imposta dalla seconda, impoverito anche in conseguenza di una politica fiscale di rapina sul salario, tanto è tollerante con gli evasori, tanto è intransigente con il lavoro dipendente, quindi noi è anche su quel punto specifico che abbiamo posto una questione che non intendiamo certo scavalcare. Ecco, ci si concentra sempre sulla casa. Ora, una manovra di questo genere può avere dei contraccolpi forse non del tutto positivi per quanto riguarda il mercato edilizio in generale, quindi anche l'occupazione di quel settore. Ma ci sono rendite da inflazione in altri settori e quindi il concetto più generale di imposta patrimoniale che non riguardi solo gli immobili, case e terreni, che è la cosa più semplice da fare. Di fronte a un'ipotesi di imposta patrimoniale che vada a colpire posizione di reddito da inflazione. Infatti noi abbiamo parlato di imposta sul patrimonio con esclusione della prima casa. Sì, questa è la nostra proposta, è questa. Io insisto perché non voglio che ci siano i equivoci. Noi abbiamo detto che bisogna correggere l'imposta sulla prima casa che oggi è squilibrata. È diversa da quello che dice Carniti. Partendo da Perotta, Spadolini ha smentito categoricamente la possibilità di imposta patrimoniale. Ma lui l'ha smentita, ma ne smentirà anche Spadolini parla a nome del governo, noi a nome di le organizzazioni sindacali. Questa parte dei nostri punti. È una delle richieste. Perché noi ci preoccupiamo, e anche qui Riva, di trovare un modo come spendere meno, ma anche come fare entrare dal posto giusto e dalla parte giusta più entrate nel paese, correggendo gli squilibri, perché io continuo a insistere che non è tollerabile che nel paese ci sia un'imposizione fiscale così squilibrata, perché se non vengono fatte modifiche quest'anno il peso sulla busta paga e sulle pensioni diventa letteralmente insopportabile. L'anno scorso è stato il 38%. Inutile dire che con una riduzione salariale siete figurati, però cosa succede con un'imposta patrimoniale? Non è stata fatta la parola sciopero. Figuratevi, con tre sindacalisti bisognerà parlare di sciopero. Posso fare prima un'altra domanda? Benvenuto si preoccupava del... che ci sia una maggioranza in fronte ai direttori ci inchiniamo. Quali sono i problemi che vanno risolti e intorno a questi intendiamo costruire. Io volevo aggiungere se la maggioranza di governo è coerente alla maggioranza di governo. Noi non rispondiamo né nella maggioranza né nella minoranza. Però voglio ricordare una cosa, che nella nostra proposta di fare questo accordo contro l'inflazione noi non vogliamo limitare il confronto solo con il governo, perché sappiamo benissimo che alcune delle richieste che noi avanziamo richiedono, pensiamo se dobbiamo fare un intervento per ridurre l'equo canone, richiedono anche un rapporto del sindacato, un confronto anche con le forze politiche che non fanno parte del governo. D'altra parte noi abbiamo sempre detto questo che bisogna averlo chiaro. Un patto, un accordo di questa natura presuppone anche un nuovo patto politico, non l'abbiamo mai nascosto. Proprio per le cose che sono coinvolte. Per quello che c'è dentro. Una domanda che volevo fare in relazione alla preoccupazione di Benvenuto sulle entrate. Non vi preoccupa quello che sta succedendo in piena stagione turistica nel settore del turismo? Piloti, controllori di volo, addetti agli autobus turistici, ristoranti, bar, ferrovieri, aerei, tram. Un povero turista che arriva in Italia non può più far niente e non verrà più nessuno. Ma non è possibile fare qualcosa e qui
ci sposiamo anche al tema di Mucci sullo sciopero. Ma non vi preoccupa che in pieno luglio questo paese che vive di turismo e che ha sempre avuto nei tre mesi estivi l'unica boccata d'ossigeno nella sua bilancia dei pagamenti soffra in questa maniera? No, ma io direi che Benvenuto risponde, ci preoccupa, anche perché... no, ma che fate per... Ha presentato quella indagine a cui prima facevo cenno a Milano, di quel centro studi, centro studi economici, quello fatto in collaborazione con Culturati, in cui agli operai è stato domandato se volevano una regolamentazione dello sciopero. E il 93% dei lavoratori è favorevole ad una regolamentazione degli scioperi. E il 48% di questo 93% vuole una regolamentazione degli scioperi per legge, ma di tutti gli scioperi. Questa è una cosa che è venuta fuori. Ecco, allora la domanda che si collega alla tua è quella: il sindacato perché non propone un qualcosa di concreto, dal momento che la base chiede questo? E abbiamo qui delle opinioni diverse al nostro interno, cioè tutti siamo convinti che ci deve essere un'autoregolamentazione. Per quanto ci riguarda, è grave quello che avviene adesso nel nostro paese, certamente sono gravi le responsabilità da parte imprenditoriale e io mi auguro che il governo non vada avanti a forza di inerzia e affronti rapidamente il problema, però io sono convinto che le cose non possono andare avanti così, e che noi non possiamo predicare l'autoregolamentazione e poi siamo dei profeti disarmati. Ma il discorso, voi dite, abbiamo delle posizioni diverse, sì, però, però l'indagine è stata fatta sulla base operaia, cioè a prescindere dal colore della testa dell'operaio che veniva interrogato. Ora, se la maggioranza degli operai chiede una cosa, com'è che poi c'è questa differenza? La maggioranza di quegli operai interrogati. Vabbè, ma era un campione. Ma la maggioranza del paese. Era un campione, era un campione. Comunque io voglio dire qual è la mia opinione. La maggioranza opinione, del paese poi... ha accettato anche cose assolutamente sbagliate come il fascismo. No, voglio dire che non... questo non toglie niente all'esigenza di una lotta politica di orientamento. Primo, perché chi sostiene la regolamentazione legislativa dovrebbe dimostrarne l'efficacia. Non astratta, ma in concreto, anche con riferimento all'esperienza degli altri paesi. In Germania non c'è una legge sullo sciopero, eppure c'è un grado di pace sociale assai maggiore di quello che c'è in Francia, dove pure c'è una legge sullo sciopero nei servizi pubblici. Ci sono i tedeschi là. Ma questa che allora significa parla, che le ragioni, anche che le ragioni di pace e di consenso sociale riposano su altre ragioni. Riposano su altre ragioni. Non sulla, a parte la difficoltà della sanzione. Quale sanzione mette? Una sanzione penale in caso di sciopero, una sanzione civile, cioè la sospensione del lavoro. Così avremo l'assurdo che c'è lo sciopero perché è stato proclamato da organizzazioni più o meno autonome, dalle organizzazioni sindacali, e poi la precettazione in sciopero fatta dal governo come sanzione per la mancanza della legge. Risolviamolo in concreto il problema. Sono convinto anch'io che l'intervento legislativo sia alla fine largamente inefficace, anzi probabilmente accrescerà le tensioni sociali e politiche. Allora, visto che voi siete contrari e avete delle ottime ragioni per essere contrari, però in termini pratici e concreti risolvete questo problema. Infatti il problema è questo. Questa mi sembra cioè, la questione. Questa è una discussione. Non facciamo una questione di norma o non di sì. norma. Insomma, no, ci sono. Il problema è questo, che noi non possiamo essere disarmati di fronte a questi problemi, perché uniamo il danno alla beffa, perché noi predichiamo l'autoregolamentazione. La gente non segue queste indicazioni del sindacato, alcuni sindacati autonomi finiscono per risolvere i problemi perché hanno la forza contrattuale. Quando quindi... le lotte corporative sono pagate nessuna predicazione ha successo. Qui la responsabilità maggiore, del resto l'abbiamo detto anche a Spadolini nel momento in cui formava il governo, e una cosa poi l'ha aggiunta nelle sue dichiarazioni, sì. di non trattare con i sindacati che non si danno un'autoregolamentazione, poiché dipende dal potere politico. Il negoziato molto infatti, spesso Spadolini in questi, questo lo ha dichiarato in questi settori, però io sono convinto che occorre fare di più e io per esempio sono sostenitore che noi dobbiamo, siccome non è pensabile una sanzione penale, è importante stabilire nei contratti di lavoro delle forme che diano all'autoregolamentazione del sindacato, che inseriscono l'autoregolamentazione del sindacato, un loro valore, e chiedere anche nei contratti delle norme di comportamento per le controparti, perché molte volte nei trasporti, se capitano i problemi, è anche per inosservanze e inadempienze delle controparti. Trovare un modo, un meccanismo in base al quale approfondiamo queste regole, definiamo delle regole, facciamo in modo che i sindacati autonomi che sottoscrivono i contratti poi
finiscano per accettare anche queste norme di autoregolamentazione. La colpa o la responsabilità sia tutta e soltanto dei sindacati autonomi, benvenuto. Molte sì, anche perché lo so molti che degli scioperi autonomi sono vicini al vostro cuore, per questo molti di questi scioperi non li facciamo, non li proclamiamo, e la trave nell'occhio degli autonomi non la vedrete mai. No, hanno assorbito da voi, hanno imparato da voi la predicazione. Da noi non hanno imparato niente. Collegato al tema dello sciopero, non hanno proprio imparato niente. Altro elemento. Infatti io sono convinto anche qui. Lui era favorevole, credo, al referendum. Ma il referendum oggi anche noi siamo convinti, ne parliamo per quanto riguarda i problemi. Spiegate il referendum in questo caso. Significa una decisione del sindacato. Per votare. Presa dalla base. E quello sottoposta alla base. Io mi ricordo che nell'autunno caldo, nelle lotte dei metalmeccanici, quando siamo passati a una fase più difficile e più dura, si facevano le assemblee in fabbrica e si faceva votare l'assemblea dei lavoratori sulle forme di lotta che dovevano essere fatte. E io sono convinto che un modo con il quale andare a delle assemblee, e delle assemblee dove si decide, si discute, e non solo per fare il discorso del dirigente sindacale, sia una strada da fare. La vicenda della Fiat, almeno per quanto mi riguarda, a che cosa ci deve portare? Che le forme di lotta furono decise da una minoranza e non erano condivise dal resto dei lavoratori. Però questo, d'accordo su questo non significa. In buona parte io sono d'accordo con lui su questo giudizio, ma voglio aggiungere un'altra cosa. Noi abbiamo elaborato delle norme di autoregolamentazione, per esempio per il settore dei trasporti. Questo è il settore che le ha elaborate e approvate e che per quello che riguarda i sindacati confederali le applica. Il governo ha deciso, con le ultime dichiarazioni di Spadolini, di non trattare con sindacati autonomi che non hanno delle misure di autoregolamentazione, però sta trattando con l'ANPAL e queste misure non ha. Quindi siamo già di fronte a una ferita chiara di un impegno assunto dal governo. A questo riguardo, l'ANPA però è l'Intercity che tratta, non il governo in quanto tale. No, ci sono anche i nostri sindacati, ci sono tutti i sindacati, ma è fondamentale che il governo chieda all'ANPA che adesso se fanno l'accordo accetta l'autoregolamentazione. Si riferiva al pubblico impiego, credo. Beh, si deve riferire a tutti, perché poi fa più danno alla questione del turismo lo sciopero dei piloti che non lo sciopero, che so io, di un settore amministrativo dell'amministrazione pubblica. Il settore che ha fatto gli scioperi in questi ultimi giorni, che è quello del turismo, gli alberghi, eccetera, non si è dato ancora un codice d'autoregolamentazione. Mi riferisco al settore no. Sì, vostro questo. Ecco, lei qui non se l'è dato, se lo deve dare. Ecco. Quindi noi siamo dell'opinione che bisogna camminare su questa strada, cioè sono le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei servizi pubblici interessati a queste branche, diciamo così, di attività più delicate, che devono darsi un codice di autoregolamentazione. Dopodiché, qui c'è il punto di disaccordo fra di noi. Se questa diventa, diciamo così, una soluzione solo parziale, che si vede che non regge, vabbè, a quel punto si vedrà quello che si dovrà fare. Tenendo presente però che bisogna risolvere, prima di decidere di dare una soluzione legislativa, in ogni caso le questioni che diceva lui, e cioè bisogna tenere presente che una soluzione legislativa inefficace è peggio, certamente, perché tra l'altro getta discredito sullo strumento della legge, che è una cosa che non conviene a nessuno, questo è chiaro. È peggio che un codice d'autoregolamentazione sul quale l'insieme del movimento sindacale e delle forze politiche e delle forze sociali cercano di avere il massimo di consenso. Io credo che... Ma lei pensa che l'autoregolamentazione possa avere efficacia nella situazione in cui siamo arrivati oggi? Sì, sì. E ce l'ha già! Guardi che se lei esclude il settore dell'aviazione civile, prendiamo dove abbiamo gli elettrici, prendiamo altre categorie. Nelle ferrovie, noi quest'anno per esempio gli scioperi non li abbiamo avuti, non li abbiamo quest'estate. Perché lì abbiamo accanto all'autoregolamentazione si possono aggiungere, noi non l'abbiamo affatto escluso, clausole di raffreddamento del conflitto, sì, procedure di conciliazione di arbitrato soprattutto per l'applicazione dei contratti in modo da ridurre o ridimensionare fortemente una microconflittualità che spesso è peggio dei grandi conflitti per i rinnovi contrattuali. Secondo me per una società moderna il problema non è il conflitto, ma è dare canali di interlocuzione al conflitto, se no abbiamo il conflitto senza nemmeno la Convenzione di Ginevra. Abbiamo il conflitto che impazzisce, il conflitto sociale che impazzisce. Il problema di questo paese è che non ci sono livelli di responsabilità, che nessuno risponde di niente. Questo mi pare il problema. Questo è molto giusto, solo che
il sindacato faccia delle proposte precise, siamo d'accordo su tutte, queste cose. Lo stiamo facendo. abbiamo fatto molte. Stiamo camminando, ma è più facile inventare una macchina che inventare un meccanismo che risolva tutti i problemi. Fatto un accordo con gli autoferrotranvieri, poi dite che mantengono gli impegni. Forse anche l'ipotesi del referendum può essere un modo per farlo. Sì, certo, in determinati casi. Perché introduce automaticamente una di quelle clausole di raffreddamento, perché ci vogliono i tempi. Io su questo ho qualche perplessità, non escludo nessuna delle forme della democrazia, credo. Ecco, mi chiedo questo però, il ricorso a questa forma di democrazia diretta, in assoluto possiamo definire perfetta come la formula referendaria, però può portare alcuni inconvenienti e contraddizioni. La stessa Costituzione italiana, laddove prevede il referendum, ad esempio sottrae ai referendum due argomenti, trattati internazionali e la materia fiscale, no? Ecco. Immagino che, ecco, sottoponendo a referendum questioni contrattuali remunerative, il risultato sarebbe un gioco al rincaro. La mia preoccupazione, non è questa, perché noi abbiamo fatto i contratti e noi ci trovavamo a misurare con chi chiedeva 50.000 lire e noi ne chiedevamo 20.000, cioè io penso che la gente, i lavoratori, come dimostrano alcune indagini fatte a Milano, ma fatte alla Fiat, fatte a Taranto, dimostra che la gente, i lavoratori hanno i piedi per terra, molto di più di quanto pensiamo, che non è gente rozza, che è facilmente... Benissimo, benissimo. Più dell'organizzazione. Io su questo... Ma, oddio, abbiamo una visione sbagliata della gente e dei lavoratori. Noi abbiamo finito la trasmissione, sarebbe molto bello continuare, ma non è possibile. Una parola sull'assenteismo riapre un problema. Su questa cosa che diceva adesso Riva, per dire che anche io in realtà, pur non escludendo nessuno degli strumenti della democrazia, ho qualche dubbio sul fatto che in una società fondata sulla delega il sindacato possa essere un'osi di democrazia diretta e che quindi possa funzionare la democrazia al 51%. Io credo che c'è un'esigenza di rinnovamento, di rafforzamento, di ridiscussione, di riconsiderazione delle regole di democrazia interna al sindacato e del rapporto con i lavoratori, quindi senza escludere pregiudizialmente nessuna ipotesi. Anche nel tesseramento, ad esempio. In tutti i campi e in tutte le direzioni che riguardano il rapporto sindacato-lavoratori. Avendo uno chiede l'iscrizione alla FLM e poi si ritrova indipendentemente alla CISL o all'UIL. È un caso un po' singolare. No, se uno vuole aderire alla CISL o alla UIL o alla CGL in qualunque categoria lo fa e non ha nessun ostacolo a poter fare questa deve sua. Deve dire che vuole iscriversi solo alla FLM, allora succede quello. Sì, ma è lui che lo sceglie. Ci deve essere una scelta confederale, io ne sono profondamente convinto. Anche perché... Comunque in tutti i campi va riconsiderato il rapporto sindacato-lavoratori, anche perché la democrazia non è una conquista che si fa una volta per tutte e quindi bisogna riconquistarla continuamente, e questo il sindacato lo può fare se ha il coraggio di verificare costantemente le sue politiche e di mettere in discussione periodicamente se stesso, la sua struttura. Ottima conclusione che ci riporta all'inizio, tra le altre cose. Sì, pregando il direttore di non ricominciare perché è veramente finito. Facendo capire come è grande la distanza tra noi. Perfettamente, ma infatti condivido e sottoscrivo le parole di Carniti. Ecco, io non ho niente da aggiungere perché l'ha detto già lui e quindi devo dire semplicemente che la voce del commercio, la voce dell'agricoltura verrà la prossima settimana. E ringrazio tutti voi per questo incontro che mi pare sia stato molto appassionato e anche molto ricco di informazioni. Grazie e buonasera.